Lugano se l'è giocata benissimo grazie anche e soprattutto a Bacuetila che in contropiede nel momento migliore della gara per l'Atletico Madrid ha aperto le marcature ribaltando la situazione dal punto di vista mentale. Atletico che per 3-4 minuti consecutivi era sempre attaccato ed è stato punito in contropiede dalla velocità di Bacuetila. Lo stesso Bacuetila ha contribuito anche al gol del 2-0 firmato da Loco Rotondo. Ottimo il suo controllo a superare la difesa avversaria, in particolare al Saboiero. E poi Loco Rotondo infila in rete battendo per la seconda volta il portiere Labrador. 2-0 a favore del Lugano. Sviluppo sorprendente di questa partita con la squadra svizzera che sfrutta la sua velocità, le qualità dei suoi giocatori principali. Poi però Morsiglio Fernandez comincia a mettersi in ritmo, calcio di punizione perfetto, la palla bacia il palo interno ed entra ed è 2-1. L'Atletico Madrid segna un gol che risulterà molto importante perché accorciare le distanze prima della fine del primo tempo sarà forse una delle chiavi di questo match, con l'Atletico che comincia il secondo tempo sotto 2-1. Nella ripresa Atletico Madrid che batte questo calcio di punizione, il volo del portiere Criesi, anche se la palla sarebbe probabilmente già uscita, ma comunque una paratona notevolissima quella di Criesi. E poi lo sfortunato Cruesio che devia nella sua porta il pallone per anticipare Morsiglio Fernandez, siglando di fatto la parità. E poi ancora Morsiglio Fernandez, azione molto simile, ancora Cruesio lo anticipa involontariamente, la spinge in rete. 2 autogol consecutivi, 3-2 per l'Atletico Madrid che da quel punto non si volta più indietro e dilaga sfruttando le sue grandi qualità. Qui il colpo di testa e il gol del 4-2 firmato da Franco Ruiz. E poi nel finale di gara ci sarà anche la quinta rete per Riquelme González che chiude le marcature